Bentrovati, bentrovati in diretta su Tele4, ospite di questo spazio di ore 13, Marino Bergagna, presidente del circolo cinematografico Charlie Chaplin di Trieste. Bentrovati innanzitutto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, a breve vedremo il titolo che è Cinema per non dimenticare, dalla Shoah alla Resistenza, titolo che riassume sostanzialmente le due sezioni di questa iniziativa che si rinnova, arriva alla 19ª edizione quest'anno. Stiamo parlando dell'iniziativa promossa dall'omonimo circolo cinematografico in collaborazione con il comitato Danilo Dolci e si comporrà appunto delle due parti, quella dedicata alla Shoah e l'altra alla Resistenza, con una serie di opere cinematografiche in visione al centro Multicultura di via Valdirivo 15/B. Dottor Bergagni, allora ci racconti innanzitutto dell'iniziativa dal punto di vista generale. Sì, noi siamo un'associazione di volontariato sorta nel 2004. Subito nel 2005 abbiamo cominciato a fare questa iniziativa per non dimenticare e abbiamo voluto investire molto, ecco, in questa iniziativa che è forse la più importante, ecco, che facciamo durante la nostra attività. E siamo arrivati appunto quest'anno alla 19ª edizione. L'iniziativa è volta a celebrare, per così dire, due giornate importanti: una è il 27 gennaio, liberazione del campo, di uno dei più grandi campi di concentramento, quello di Auschwitz, uno dei più famosi anche, tristemente noti, e diventata giornata della memoria a livello nazionale, proprio stabilita dal Parlamento, quindi 27 gennaio. L'altra è la più importante festa laica, diciamo, che è in Italia, che è il 25 aprile, festa di liberazione nazionale. Quindi intorno a queste due date noi costruiamo un ciclo di film, che è il ciclo, diciamo, ufficiale in cui ogni anno per 19 anni abbiamo presentato titoli diversi, e 4 giornate intorno al 27 gennaio, 4 giornate intorno al 25 aprile. Ci siamo non fermati, ma un pochino abbiamo modificato la nostra attività anche rispetto al per non dimenticare nei 2 anni di pandemia, insomma, in cui abbiamo proposto solo. Abbiamo fornito praticamente alle scuole dei film e basta, non abbiamo fatto venire i ragazzi perché non potevano Certo. muoversi. Abbiamo fatto vedere il cartellone, no? Due sezioni, Cinema e Shoah, 27 gennaio 1945, chiaramente il riferimento, Cinema e Resistenza in occasione del 25 aprile. La prima di queste sezioni vi vede, diciamo così, con le proiezioni il 21 di gennaio, il 24, il 28 e il 31. Sì, abbiamo scelto dei martedì e dei sabati. I sabati sono già delle giornate infelici per le scuole, diciamo, perché molte scuole sono chiuse. Noi ci rivolgiamo alla sera a un pubblico adulto, le mattinate le facciamo per le scuole, scuole medie inferiori e medie superiori, Certo, per capirci, ecco, certo. chiamate adesso istituti Non andiamo con medie secondari di superiori, primo così e di secondo grado, capiscono tutti. ecco. Quindi serate per tutti a ingresso gratuito con inizio alle 20:30, ma anche la possibilità, come mi diceva prima di iniziare, di poter proiettare a scuola su prenotazione. Andiamo noi su prenotazione nelle scuole, compatibilmente, concordando gli orari, compatibilmente, perché siamo un circolo volontario, quindi gente che lavora, ecco, che non fa questo di mestiere. Certo, l'altra parte invece è ad aprile, il 18, il 22, il 27, il 29 aprile, sempre anche in questo caso due martedì e due sabati, quindi le due parti del ciclo, diciamo così. Sì, allora, noi abbiamo avuto in questi anni, come rispondenza, diciamo, abbiamo contattato, incontrato, intercettato circa 5.000 studenti Tanto. nell'arco di 18 anni di iniziative. E quindi sì, un bel numero di studenti e di insegnanti. Ci chiedono qualche volta perché, no? Perché parlare di cose così oramai passate, diciamo, quindi Resistenza, cose di più di 70 anni fa. Avevamo tra l'altro molte volte ospite alle nostre iniziative Riccardo Gruppi, che è stato
da giovanissimo partigiano, che è stato anche nei campi di concentramento e quindi raccontava le proprie esperienze agli studenti, quindi quello era un momento molto impattante, insomma, sicuramente. E purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso, abbiamo però, siamo riusciti a realizzare in uno degli ultimi incontri un filmato, e diamo anche questo a disposizione nelle scuole, o proiettarlo noi o dare il video alle scuole, in cui ci sono altri filmati in cui i gruppi raccontano la propria esperienza, che si trovano anche su internet, per carità, ma questo è particolare perché è l'unico, credo, filmato che si trova in cui interagisce con i ragazzi, quindi i ragazzi fanno domande, lui risponde, quindi questa è un'altra cosa che possiamo fornire alle scuole. E, dico due parole sui film? Certo, partiamo da quelli in programma a breve, quindi per esempio sabato 21 si parte con La strada di Levi. Ecco, noi abbiamo cercato di non mettere film particolarmente violenti o di scontri, di guerra, non sono film di guerra. E anche su richiesta delle scuole, molto cinema documentario. Quindi La strada di Levi è un documentario in cui Davide Ferrari, un regista che si è affermato con alcuni film sperimentali, Dopo Mezzanotte è il più famoso forse, ed ha voluto ripercorrere la strada proprio che ha fatto Levi, quindi tutti i vari paesi dell'Europa che ha percorso per tornare a casa, e lui ci ha messo giorni, mesi per fare questo viaggio. Ovviamente Davide Ferrari lo fa con uno scrittore che è Marco Belpolitti, e lo fanno in un tempo molto più ragionevole, ma il film, oltre che mostrare come sono cambiati questi paesi, racconta anche come stanno nascendo dei rigurgiti di fascismo, di nazismo, come sta riprendendo piede. Questo è uno dei motivi proprio per cui facciamo questa rassegna, perché la democrazia in cui viviamo, tutte le democrazie sono per definizione fragili, mentre uno stato autoritario, uno stato dittatoriale è sicuramente più difficile da smantellare, no? Quindi queste cose sono successe tanto tempo fa, ma c'è sempre la possibilità, il rischio che in altre forme, in altri modi ritornino. Inoltre, perché ci rivolgiamo in particolare poi agli studenti? Perché questa forse è la cosa più importante, è molto diffuso un clima di antipolitica, no? Di pensare che la politica sia qualcosa di sporco, che la facciano gli altri, io non mi interesso, il disinteresse, l'indifferenza, ma questa indifferenza ha molto facilitato e facilita sempre i regimi autoritari, quindi un invito anche ai giovani a interessarsi di politica, e un invito ai giovani a stare sempre molto in guardia al razzismo, che è una brutta bestia e che è sempre pronta, sempre strisciante, pronta a venire in noi. Ecco. Poi il martedì 24, quindi martedì 24 gennaio, Gli Invisibili. Gli Invisibili è un film tedesco un po' particolare perché affronta il tema della Shoah raccontando storie che sono state dimenticate. In maniera appunto non manicheista, cioè non vedere tutti i buoni da una parte e tutti i cattivi dall'altra, nel senso che sì, i nazisti erano tutti cattivi, ma i tedeschi no, poverini, e quindi racconta di molte storie, anche questa è una docu-fiction, quindi è un'alternanza tra film di montaggio e film di finzione, racconta molte storie di ebrei che sono stati salvati dai nazisti e viceversa anche, non dai nazisti, scusate, dai tedeschi, per carità, i nazisti non salvavano gli ebrei, molti tedeschi hanno rischiato la propria vita anche per salvare degli ebrei, e viceversa racconta degli ebrei che invece hanno fatto la spia, quindi non tutti gli ebrei neanche erano buoni, perché c'erano quelli che magari sperando soprattutto qualcuno di avere soldi, ma qualcuno soprattutto di salvare la propria vita, con la promessa di salvare la propria vita, e faceva la spia e denunciava altri ebrei. Sabato successivo, 28 gennaio, The German Doctor di Lucia Puenzo.
Anche questo è un film, no, questo è un film di finzione, ma anche questo appunto non fa vedere cose violente. Mengele racconta il German Doctor e non è altro che Mengele poi. Ma capiamo il piano diabolico di Mengele senza vedere nulla, ma facendolo vedere. Quando è finita la guerra ed è scappato in Argentina, infatti la regista è anche argentina, appunto Lucia Puenzo, e, in Argentina è riuscito a morire di morte naturale, libero, come uomo libero. È sempre scappato sotto falso nome, ma il vizietto di continuare a studiare la sua teoria così eugenetica, ha continuato anche sotto falso nome anche in Argentina, infatti si è avvicinato alla famiglia, e questo racconta questa storia, poi si è avvicinato a una famiglia in cui c'era una bambina, una ragazzina troppo bassa per la propria età, e quindi ha cominciato a studiarla e se ne è servito per continuare i suoi folli, folli studi e folli progetti. Fine mese, il 31 gennaio, Mr. Klein di Joseph Losey. Ecco, tutti questi film sono del XXI secolo, diciamo, no? Quindi film non d'annata, questo è un pochino più d'annata, diciamo, è un classico del 76. Joseph Losey è sempre stato un regista, pensiamo al ragazzo dai capelli verdi, insomma, oggi fa sorridere magari, no? Perché oggi i ragazzi hanno i capelli verdi, arancioni e azzurri e nessuno magari si gira indietro, ma qualcuno anche trova qualcosa da dire. Ma è sempre stato un regista che si è interessato alla diversità e all'accettazione della diversità. In questo caso gioca invece sul doppio. Mr. Klein è un commerciante d'arte che si approfitta del fatto che venissero confiscati i beni agli ebrei, e quindi lui li ricomprava e li rivendeva. A un certo punto si vede capitare inspiegabilmente una lettera, un giornalino che riguarda la comunità ebraica, ma lui era nazista, quindi non capisce perché, e viene a scoprire che c'è un omonimo, Mr. Klein appunto, e quindi a lui viene chiesto di dimostrare che non è ebreo, e in questo modo capisce tutta la difficoltà che hanno, che patiscono gli ebrei. Non vi racconto il finale, ma insomma, fino in fondo, ecco, si identifica anche nel suo omonimo. Allora, prima di parlare invece di aprile, ricordo proiezioni al Multicultura di Via Valdirivo 15 Barabì, dove ho anche il numero di telefono 348 16 86 226, 348 16 86 226, immagino poi c'è anche la mail Charlie Chaplin, chiocciolalibero.it, ma forse c'è anche un riferimento web, social per... No, No, però noi vabbè. abbiamo mandato una lettera comunque A a tutti tutte gli le istituti scuole. scolastici, e spero che venga diffusa, ecco. Certo. Poi aprile invece si parte il 18 con Libere di Rossella Schillaci. Sì, è un film che racconta anche qua una storia poco raccontata, cioè la resistenza femminile. È un film soltanto questo di montaggio, in cui con tantissime interviste e filmati d'epoca si racconta del contributo fondamentale che hanno dato le donne alla resistenza. E, non solo come staffette, no, che è la cosa più conosciuta, ma anche proprio in modo attivo, e anche elaborando dei progetti di vita futura. Perché il femminismo, se vogliamo, no? Le rivendicazioni femminili nascono proprio da lì, dalla resistenza, e infatti il voto sarà alle donne, verrà conquistato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sabato 22, Resistance, la voce del silenzio. È un film che racconta invece la storia di Marcel Marceau, che ha collaborato proprio alla Resistenza. Racconta in particolare un episodio di Marcel Marceau. La voce del silenzio gioca appunto sul fatto che Marcel Marceau era un mimo, quindi Certo. ecco. E ha partecipato alla Resistenza ed è riuscito, ebreo anche lui, ma è riuscito a
prima di passare alla clandestinità, alla resistenza, è riuscito a salvare proprio con uno stratagemma molte vite di altri ebrei. Allora, ultimi due titoli, perché abbiamo ancora 2 minuti di trasmissione. Martedì 27 aprile, la rugiada di San Giovanni. Sabato 29, cronache di poveri amanti. Ecco, volevo solo dire per il film, quello Libere, sì, speriamo di avere Gianni Peteani, che è il figlio di Ondina Peteani, staffetta partigiana, e quindi a portare anche lui una testimonianza, un contributo. La rugiada di San Giovanni è, racconta di una strage nazista avvenuta a Reggio Emilia, una strage minore, e questa è una docufiction, questo forse è il film un pochino più forte, ecco. E Cronache dei poveri amanti, torniamo invece l'ultimo è sempre un film più dannata, del 1954, un classico di Carlo Lizzani in cui si racconta come si viveva durante le leggi fascistissime, con i conflitti anche, una sorta di guerra civile, insomma, ecco, tra persone che aderivano alla resistenza e persone che aderivano invece al fascismo. Noi per le scuole diamo anche la possibilità di vedere tutti i film che abbiamo fatto nelle passate edizioni. Quindi, ok, quindi ecco, insomma c'è un archivio dal quale si può pescare. Proiezione al Multicultura di via Valdirivo 15/B, serate per tutti, ingresso gratuito con inizio alle 20:30, possibilità di prenotarsi come detto per le scuole, per prenotazioni 348 16 86 226 o Charlie Chaplin, Charlie Chaplin TS, che ho sulla libero.it. Esattamente. Benissimo, grazie allora a Marino Bergagna, presidente del circolo cinematografico Charlie Chaplin, per essere stato con noi. In bocca al lupo per questa iniziativa che si rinnova, insomma, di anno in anno. Grazie a voi. Grazie. Allora, noi ci rivediamo tra pochissimo con il telegiornale, con le ultime novità. Tra poco, sempre su Tele4. Buongiorno e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Un cittadino romeno di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno sorpreso mentre picchiava la compagna trentenne. La donna è stata colpita in testa con una bottiglia di vetro e ha rimediato una prognosi di 30 giorni. Nel corso dell'intervento dei militari è emerso che le forze dell'ordine negli ultimi 6 mesi sono dovute intervenire presso l'abitazione della coppia ripetutamente per sedare le liti. Sentiamo Gianluca Paladin. Ha picchiato la propria compagna arrivando a colpirla con una bottiglia di vetro in testa. La donna non è in pericolo di vita, ma ha rimediato una prognosi di 30 giorni per le ferite subite. Il fidanzato è stato arrestato dai carabinieri. Era la sera del 4 gennaio scorso, quando in Borgo Teresiano delle cittadine hanno chiamato il numero unico d'emergenza 112, allarmate dalla furibonda lite che stava avvenendo tra un uomo e una donna. Un 36enne romeno senza fissa dimora stava picchiando la sua compagna, una trentenne residente a Trieste. Dopo la segnalazione sono arrivate sul posto 2 pattuglie dei carabinieri della stazione di Via Hermet, che hanno sorpreso l'uomo mentre picchiava la compagna. La donna presentava già diversi lividi al volto e una ferita alla testa causata da una bottiglia di vetro con la quale il 36enne stava colpendo la ragazza. I militari dell'arma sono immediatamente intervenuti, fermando il violento e arrestandolo. Mentre si svolgevano sul luogo le pratiche di rito, il 36enne ha opposto resistenza ai carabinieri, iniziando a insultarli e minacciandoli e tentando di liberarsi per fuggire. I militari sono riusciti a trattenerlo e, a seguito di più approfonditi accertamenti, è emerso che negli ultimi 6 mesi le forze dell'ordine erano intervenute in più occasioni per sedare le liti della coppia. La trentenne triestina era già stata vittima di violenza. Il 36enne è stato denunciato per i reati di lesioni aggravate, uso di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Quella sera stessa il cittadino di origine romena è stato portato al carcere del Coroneo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'obbligo di firma.
Sconto benzina sì, ma in base alle fasce di reddito. Questa è la proposta di rinnovamento della misura regionale del neocandidato della coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, manca solo l'ufficialità, ma sostanzialmente è così, Massimo Morettuzzo, che appunto è stato ospite ieri sera in collegamento nella trasmissione di Ferdinando Avarino Ring. Sentiamo un sunto di quello che ha detto ai nostri microfoni. Il candidato del centro-sinistra alla guida della regione Friuli Venezia Giulia, posso dirlo? Ma in realtà dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Io sono stato indicato come possibile candidato presidente, poi correttamente ogni forza politica dovrà fare i passi nei rispettivi organi sociali per valutare se proseguire questo percorso. Ci sono tante priorità che crediamo sia indispensabile affrontare, le metteremo da subito sul tavolo del dibattito a partire dalla situazione della sanità, che rischia davvero di essere molto molto complicata. Sarà una campagna elettorale tutta sulla sanità, dai, no? Energia. No, non credo. Guardi, io credo che sulla sanità dovremmo essere molto onesti tutti, non è una questione di contrapposizione, dovremmo essere in grado di trovare le soluzioni assieme. Per esempio lo sconto benzina, perché abbiamo sentito idee un po' differenti ieri, il PD ne ha una che è per confermare lo sconto della benzina, sa tema insomma, di grande attualità, e invece il Movimento 5 Stelle ha un'idea un po' diversa. Lei da futuro candidato presidente confermerebbe lo sconto, la tessera dello sconto regionale? Ma guardi, noi anche in questi anni di opposizione non abbiamo mai messo in discussione la necessità di avere uno sconto benzina regionale. Il tema è come viene messo in campo, no? E che prospettive ci sono. E quindi, ad esempio, il tema di ragionare sul perché non è giusto dare le stesse possibilità a una persona che ha 100.000 euro di reddito e un SUV 4.000 di cilindrata e che abita magari a nord di Udine rispetto a una persona che ha 15.000 euro di ISEE e una Fiat Panda dell'82, no? È lei il candidato, perché alla fine conviene sia al PD che al Movimento 5 Stelle non metterci la faccia, perché è una sfida difficile. No, io credo invece che io possa essere un candidato in grado di rappresentare mondi diversi, che può intercettare tante relazioni civiche che in questi anni sono state attivate e provare a concentrarci un po' di più sul nostro territorio regionale invece che le dinamiche dei palazzi romani. Lei cosa dice ai triestini? Cioè, non è semplice, no? far passare la propria idea o la propria immagine, cosa dice? Ma guardi, nel 2018 Massimiliano Fedriga ha preso un sacco di voti anche a Udine, non vedo perché io non potrei prenderli a Trieste, quindi credo che questa sia una delle cose belle di questa regione, i campanilismi del secolo scorso non ci appartengono, non appartengono sicuramente a me e credo non appartengano neanche al presidente Fedriga. Tornano le polemiche da parte del Movimento 5 Stelle sulla tratta ferroviaria Venezia-Trieste. Dopo un anno dalle nostre osservazioni alla procedura di impatto ambientale del primo lotto di varianti individuate, RFI presenta l'integrazione del progetto di potenziamento della Venezia-Trieste pubblicata il 9 gennaio scorso sul sito del Ministero, ma la nuova serie di elaborati mantiene alte le nostre perplessità, dice il consigliere regionale Cristian Sergo. Finalmente è stata resa disponibile l'analisi costi-benefici, ma i dati sono completamente contraddittori e sballati, dice. Invece di analizzare le opere oggetto di valutazione di impatto ambientale, si prendono in considerazione anche opere morte e sepolte, come la variante di Latisana e le gallerie nel Carso tra Trieste e Orisina, rimarca l'esponente 5 Stelle. Un fatto che non deve allarmare, perché l'analisi del 2021, la decisione di abbandonare definitivamente il progetto di Latisana, è successiva. In ogni caso si conferma l'inutilità delle varianti dal punto di vista dei tempi, 1,5 miliardi per recuperare 12 minuti, quando con il potenziamento tecnologico se ne recuperano 7, dice ancora Sergo in un lungo comunicato stampa del Movimento 5 Stelle. Ci spostiamo ora invece in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, con l'ispettore capo Roberto Leonardi, per le ultime novità di giornata e del weekend. Ben trovato. Salve, buongiorno a voi. Dunque, oggi particolari cose che riguardano la viabilità ordinaria non ve ne sono, perché ci sono solo che manifestazioni che non riguardano, cioè sono fuori dalla viabilità ordinaria. L'unica cosa che le devo segnalare è la partita di calcio tra Triestina e Novara, comunque il nostro personale è presente sul posto con inizio alle ore 14:30. Per la giornata di domani nulla di particolare, se non l'anaro gran fondo, che però interessa per ben poco l'abitato del comune di Trieste. Per il resto altre cose, le ripeto, che riguardano la viabilità ordinaria non ve ne sono, perciò non avrei proprio null'altro da aggiungervi se non augurarvi un buon pomeriggio.
Grazie, grazie all'ispettore capo Roberto Leonardi. Ovviamente il giorno dopo il caos in casa triestina, le comunicazioni del presidente che da una parte hanno sciolto alcuni nodi, resta lui il presidente, resterà come sponsor l'anno prossimo, entrano questi due nuovi investitori, Scaramuzzino e Crosti, ma poco si sa sull'effettivo mercato che verrà fatto per salvare questa Serie C, che comunque rimane una priorità anche per l'attuale dirigenza. Ne parleremo stasera con il servizio sulla partita di Novara, che appunto si gioca a Rocco alle 14.30. Lunedì al Caffè dello Sport con un approfondimento globale su questo, sul fronte calcio, sul fronte societario e naturalmente sulla pallacanestro Trieste che gioca questa sera a Treviso, un derby salvezza importantissimo. Poi, post TG, per chi ci segue in diretta, parleremo anche di Pallanuoto Trieste, sia sul fronte maschile che femminile. Parliamo ora invece del fatto che è stato presentato a Valmaura il progetto che ha coinvolto i residenti che frequentano l'Habitat Microarea. Un anno di condivisione di esperienze e lavori fatti assieme all'insegna della riqualificazione del rione, però con progetti concordati con chi ci vive. Gianluca Paladin. Un anno di incontri, indagini, confronti e progettazioni su aspetti urbanistici, architettonici, storici, sociologici, tesi a individuare i percorsi per trasformare lo spazio abitativo e la sua vivibilità. Tutto questo è Valmaura in azione, che dal nome alla pubblicazione che raccoglie i risultati nati dall'esperienza condivisa a Trieste. L'una e l'altra, AIDIA Trieste e FIDAPA Storica Trieste, sono le associazioni che hanno collaborato con l'Habitat Microarea di Valmaura insieme all'ATER, Comune di Trieste e Azienda Sanitaria. Stamattina la cupola della Microarea è avvenuta la presentazione del Valmaura Book, un punto di partenza per le buone pratiche e azioni di riqualificazione. Sicuramente Valmaura è da sempre un laboratorio molto importante per quanto riguarda le attività dedicate ai nostri cittadini di questo quartiere, che di fatto sono i protagonisti. Noi siamo l'elemento tra Azienda Sanitaria, Comune di Trieste e ATER, siamo l'elemento aggregativo, in sostanza creiamo l'occasione per far sì che i cittadini condividano spazi, condividano pezzi di storie, condividano percorsi e attività. Ecco che nella cupola di Valmaura tutto questo viene realizzato e oggi stiamo raccontando un percorso che per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Stiamo cercando di essere veramente in azione, come dice il progetto editoriale qui che è stato comunque redatto, Valmaura in azione. Siamo qui ovviamente perché vogliamo dare assolutamente una svolta, se ce la faremo nel tempo, a questo comprensorio che ovviamente è vetusto, ha una certa età, ma ci stiamo mettendo tutto per cercare di fare dei lavori che in qualche maniera lo renda più vivibile. L'attenzione nostra massima è sicuramente verso gli inquilini, cercando di dare comunque la possibilità anche ai bambini, in qualche modo anche i nonni, che abbiano, come dire, dei posti dove socializzare. Noi come circoscrizione nella settima abbiamo collaborato per tutto l'anno 2022 con la Microarea, che è una grandissima risorsa, specie in questo rione di Valmaura, dove sono veramente molto attivi sul territorio, ci danno un aiuto, e collaboriamo, facciamo tanti eventi assieme ed è anche per questo che oggi sono presente ad ascoltare questo Valmaura Book che si tiene all'interno di questa cupola che viene tanto utilizzata dalle microaree di Valmaura. E sono sempre delle meravigliose appunto esperienze, quelle di condivisione con giovani, meno giovani, perché qui c'è sempre un posto per tutti quanti. Bene, allora ancora in corso in prefettura l'incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, che ha partecipato al comitato ordine e sicurezza della Venezia Giulia, qui rappresenta anche il presidente della regione Fedriga e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, e hanno discusso ovviamente del tema sicurezza sul territorio in questa sua prima visita nella nostra città. Ma l'altro tema sul tavolo è quello chiaramente della rotta balcanica, ed ecco le prime dichiarazioni che ci arrivano dall'ANSA. Poi in serata avremo l'intervista, i servizi di Laura Bucarella e del nostro Gianluca Paladin. Riteniamo che quelle delle riammissioni sia uno strumento legittimo e che sia doveroso riattivarle e rafforzarle. Va fatto con i nostri partner. Riteniamo sia uno strumento perfettamente in linea con le norme europee e internazionali, applicato anche in modo bilaterale come con la Francia, ha detto appunto il ministro degli interni Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine dell'incontro del Comitato per la Sicurezza, riferendosi alle riammissioni
azioni per la rotta balcanica e specificatamente, chiaro, versus Slovenia. Serve mantenere e rilanciare le riammissioni anche con il supporto di alcune tecnologie, ha detto, per noi è pienamente legittimo e uno degli obiettivi da perseguire. La prima agenzia che è uscita proprio sull'incontro a Trieste in prefettura, che sta seguendo in questo momento anche la nostra Laura Buccarella, che poi vi riferirà questa sera nel corso del telegiornale delle 19:30. Allora, c'è tempo ancora per uno sguardo alla situazione meteo in Friuli Venezia Giulia con quelle che sono le mappe delle piantine del Osmer regionale. Oggi giornata di cielo sereno o poco nuvoloso un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, con temperature minime tra i 4 e i 7 gradi, massime tra i 10 e i 12. Da domani occhio la svolta. Al mattino in genere cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio prime piogge deboli a partire da est. Tra la tarda serata e la notte di lunedì le precipitazioni saranno più diffuse, con piogge moderate o abbondanti a ovest e anche intense a est, dove non è esclusa una fase temporalesca, anche a Trieste. Neve in montagna, inizialmente dagli 800 mm, già dal fondovalle nel Tarvisiano. Quota neve in calo nella notte, quindi verso lunedì, dove vedete la situazione sarà ancora più perturbata, con maggiori probabilità di piogge, leggero abbassamento delle temperature con vento di libeccio. Questa è la prospettiva dal punto di vista meteo, quindi da domani, quantomeno il pomeriggio, si inizia con piogge e temporali e neve, quantomeno in montagna. È tutto per questa edizione del telegiornale Mare. State con noi, perché subito dopo la pubblicità parleremo di pallacanestro e di pallanuoto con gli amici Alessandro Asta di City Sport e Alessandro Scollo, che è dirigente della Pallanuoto Trieste. Quindi da una parte faremo il punto sull'atmosfera pre-derby cestistica, dall'altra parte invece parleremo di pallanuoto sul fronte maschile e femminile, sempre in Serie A. Restate con noi. Bentrovati, bentrovati su Tele4, pagina sportiva. Siccome abbiamo dedicato tantissimo tempo alla Triestina, ora è il momento di parlare degli altri grandi protagonisti dello sport di squadra di casa nostra, il basket e la pallanuoto, quindi tra derby stasera a Treviso per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste, e ritorno in acqua sia per la Serie 1 maschile che la Serie 1 femminile. Saluto innanzitutto Alessandro Asta, che è qui con me di City Sport. Ciao Alessandro. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma abbiamo l'altro Alessandro Scollo, dirigente della Pallanuoto Trieste, collegato alla piscina, che sta già lavorando in vista del pomeriggio. Ciao Alessandro. Ciao Marco, ciao Alessandro, e buona giornata a tutti gli telespettatori. Allora, partiamo da Alessandro, che tra l'altro è lì, e quindi lo ringrazio anche per essersi collegato in maniera un po' volante proprio mentre sta lavorando. Allora, parlando di Trieste, i ragazzi sono a Genova, ospiti del quinto, mentre le Orchette ospitano Bologna, un weekend bello ricco. Sì, iniziamo, diciamo che già sabato scorso le Orchette erano tornate in acqua per la prima partita del 2023, weekend ricco, inizia così una prima parte di 2023 pienissima di impegni, perché dopo questo sabato torniamo in acqua di nuovo mercoledì dall'inizio settimanale, poi di nuovo sabato, quindi ci sarà tanto da giocare e anche tanto da, speriamo, divertirci, no? Che poi i risultati sono la discriminante in queste situazioni. La squadra maschile gioca la prima giornata, per la precisione, l'undicesima giornata, la prima del 2023, a Genova con il quinto alle 18 alla Paganuzzi. Partita complicata, perché è la prima dopo la sosta e le incognite, come ha detto Bettini ieri, sono sempre tante, perché si fermo da quasi un mese. Ed è un po' complicato poi ripartire, soprattutto affrontare una squadra che in casa propria da sempre filo da torcere a tutti, mentre qui alle Bianchi alle 18:30 le ragazze nell'ultimo turno di andata della Serie 1 femminile ospitano il Bologna, una partita da vincere, perché il Bologna è una squadra buona, è partita un po' male perché in questo frangente ultimo in classifica, però non è da sottovalutare.
e sarebbe importantissimo vincere, perché poi le orchette puntano al quarto posto e sarebbero 3 punti importanti per tornare appunto al quarto posto. Quindi il sabato è davvero ricco e vedremo, insomma, siamo in attesa delle partite. Certo. Alessandro Asta invece sul fronte Pallacanestro Trieste è un sabato molto importante, scontro salvezza, derby, ma aggiungo anche ritorno del grande pubblico in trasferta, forse galvanizzato anche dall'arrivo di questa cordata americana, da, diciamo, aria nuova che si respira in prospettiva, oltre che, diciamo, della partita in sé. Sì, io partirei proprio da questo punto, che secondo me è il più importante, al netto, diciamo, di quella che è poi la sfida sul parquet. Ci sarà anche una bella sfida di colore, di calore al Pallaverde, che attendiamo noi stessi addetti ai lavori, insomma, di assistere stasera. È chiaro che è una partita, come dicevi tu, importante, perché è uno scontro diretto con due squadre che sono entrambe a 10 punti, penultime in classifica, in un gruppone con 7 squadre raccolte in 2 punti, quindi alla fine, come abbiamo detto nelle scorse settimane, è un campionato veramente molto molto equilibrato, specialmente nella parte destra della classifica. C'è la volontà da parte di Trieste di riuscire a fare quel bis che manca da un po', no? Perché non ha mai trovato la squadra di Marco Legovic, al di là della vittoria di Napoli, la prima vittoria del campionato a Napoli, e poi 7 giorni dopo con la, diciamo, col successo di interno contro Sassari, non è mai riuscita a trovare 2 partite vinte di fila. Quindi è l'occasione questa sera di poter fare un bel passo in avanti. Non sarà naturalmente semplice, perché Treviso, al netto di quella che è stata la sconfitta brutta rimediata a Pesaro, è stata capace comunque di vincere a Tortona, di vincere in casa contro Venezia, quindi alla fine è comunque una squadra che è in ripresa dopo un avvio difficile come quello di Trieste. E quindi sono 2 squadre che molto si assomigliano anche per quanto riguarda i punti di forza, no? Certo, poi c'è Banks, che è un ex di lusso, ed c'è, diciamo, il passato e il presente, Banks e Bartley, che probabilmente potrebbero essere gli uomini che daranno vita al duello forse decisivo della partita. Potrebbe essere, anche se, come abbiamo visto contro Scafati, Trieste deve vincere di squadra, perché alla fine partendo dalla difesa e cucinando, diciamo, fuoco lento Scafati domenica scorsa, la squadra di Marco Legovic è riuscita poi a togliere tutte quelle certezze di una squadra che è naturalmente molto più forte dal punto di vista tecnico, però è risultata poi essere spuntata nei momenti che contano. Servirà molto la difesa, come hai detto tu, contro Adrian Banks, che sicuramente non lo scopriamo noi. C'è tanta forza anche su Rigby, che è il play titolare di Treviso, che sta facendo anche un buon campionato. Treviso che comunque ha tanti giovani, sotto quel profilo magari può pagare un po' a termini di rotazioni, no? Quindi sotto questo, certo, profilo qua potrebbe fare la differenza anche una maggior qualità da parte della panchina di Trieste. Allora, con Alessandro Scollo invece volevo tornare alla pallanuoto, perché si è aperto questo 2023 dopo il 2022, azzarderei, più importante della storia della pallanuoto Trieste, sicuramente al maschile per i risultati conseguiti in campionato, per la qualificazione in Coppa, no? Dopo aver battuto i francesi, ora pronti per il prossimo turno. Ci racconti dell'attesa anche sul fronte Eurocup, no? Si è vinto col Noisy-le-Sec, ora, se non ricordo male, si va a giocare contro gli ungheresi, giusto? Sì, l'attesa è tanta. Ne abbiamo anche già parlato proprio da voi in studio un paio di settimane fa. L'attesa è tanta, perché è l'evento clou di questa primissima parte di 2023. Abbiamo già superato 3 turni e a dicembre appunto ci sono stati gli ottavi di finale con i francesi del Noisy-le-Sec, che abbiamo superati anche abbastanza agevolmente, va detto, no? Perché poi vittoria di 8 all'andata, vittoria di 3 al ritorno, quindi 11 gol di scarto in 2 partite sono tanti, però ampiamente meritati per quanto si era visto in acqua. Adesso abbiamo gli ungheresi dello Szolnok, che l'Eurocup l'hanno vinta nel 2021, andata il 25 gennaio in Ungheria, ritorno l'8 febbraio a Trieste alla Bruno Bianchi. Sono entrambe partite che si giocheranno di mercoledì, quindi il classico turno infrasettimanale delle coppe. Quindi sarà molto importante in trasferta, se non vincere,
riuscire a contenere il divario, insomma, è ovvio che si va in acqua per vincere, danni, però in un doppio turno sicuramente no? sì, si gioca nell'ottica del doppio confronto. Sono due partite, saranno due gare presumibilmente completamente diverse una dall'altra. In Ungheria sarà innegabilmente dura, perché lo Zonic è una squadra forte, sono davanti nel campionato ungherese insieme a altre squadre del campionato molto equilibrato, quello ungherese, perlomeno in vetta, quindi sappiamo che ci saranno tantissime difficoltà. Ma poi anche sottolineato e detto che in caso di emergenza, diciamo così, giochiamo ritorno alla Bruno Bianchi davanti al nostro pubblico. Sappiamo poi quanto il nostro pubblico è fondamentale e quanto poi risponde, no, agli eventi più o meno importanti, in particolare quelli importanti. Abbiamo visto che possiamo riscontrare, non dico tutto esaurito, ma quasi. Quindi è un piccolissimo vantaggio poter giocare di torno in casa. Adesso mancano ancora un po' di settimane, una decina di giorni, appunto l'andata. Ci sono la partita di oggi con il quinto a Genova, è fondamentale perché devi ripartire bene dopo la sosta e poi perché la corsa in campionato non è assolutamente chiusa. L'obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. E devi vincere tutte, perché le altre non si fermano, perché certo. La classifica è spezzata in due, davanti corrono e non puoi permetterti di perdere punti, anche se il quinto è un avversario di valore, perché almeno due o tre giocatori di classe, di esperienza, abituati a fare bene in A1, quindi sarà una battaglia, in particolare una piscina un po' particolare, un po' diversa rispetto alla nostra, quindi ci sono tante incognite su questa partita di oggi. Cosa significherebbe per il futuro della Pallanuoto Trieste passare il turno in Coppa? Onestamente non lo so, sarebbe un'ulteriore incredibile emozione, perché abbiamo visto poi l'anno scorso, quando c'è stata la semifinale scudetto con il Brescia qui al Bianchi, che aria si respirava. Ecco, io credo che per quanto riguarda noi dello staff, ovviamente per i giocatori, per lo staff tecnico e per il nostro pubblico, per i nostri tifosi, credo che sia veramente emozione pura, perché adrenalina che scorre a fiumi, sono partite di altissimo livello dove giochi al 100% ogni azione, c'è un'intensità pazzesca e grande voglia di arrivarci. Addirittura sognare una semifinale europea è qualcosa, no, di quasi impensabile, se ci riflettiamo bene. Poi rispetto, no, agli ultimi 3-4 anni di difficoltà, la pandemia, i campionati spezzettati, i risultati, no, che alle volte arrivavano, alle volte no, adesso invece la squadra sta correndo c'è tanta voglia di arrivare a questi quarti di finale di EuroCup e di provare a farcela, nonostante appunto un avversario tosto, è inutile girarci intorno, l'avversario tosto che ci metterà, che sarà dura da superare, però d'altro canto credo che le possibilità le abbiamo tutte, le abbiamo dimostrate, no, in questi due anni, quanto è forte questa squadra. Allora, poi torno da Alessandro con una curiosità, ma con una curiosità vado invece intanto da Alessandro Asta, perché l'altro giorno ero sul sito di Lega Basket che pensavo, ma Bartley è ancora capocannoniere? Risposta sì, lo vediamo. Ma quello che mi ha colpito, oltre a Frank Bartley, che oltre a essere capocannoniere è terzo per valutazione, è quarto in un'altra classifica, mi ha colpito Spencer, che è un giocatore... non dico che abbiamo trattato male, ma insomma che ha dei limiti tecnici che abbiamo più volte evidenziato, poi ha fatto due partite che sostanzialmente ci ha fatto vincere, almeno a livello di plus minus quando era in campo, ed è nella classifica dei rimbalzi al quarto posto in assoluto, primo in quella dei rimbalzi offensivi ed è inserito ancora in un'altra classifica, se non sbaglio. Capisco che i numeri si fanno leggeri, ma non è cosa da poco per come è stato valutato, diciamo così, il giocatore. Difatti, cioè, bisogna anche guardare questo tipo di statistiche. Io che sono abbastanza fanatico, no, delle cifre, vai a vedere appunto i dati di Spencer e dici, ma che tipo di giocatore è? Uno che alla fine, sotto il punto di vista del profilo basso che può tenere anche impitturato,
o quello che potrebbe non essere la sua grande esplosività sotto canestro riesca ad avere queste cifre. La realtà delle cose insegna che poi, guardando un po' le statistiche, vedi che è un giocatore che per quello che è chiamato a fare lo fa, con tanti limiti magari dal punto di vista tecnico, però sotto quel profilo là la sua presenza, soprattutto a rimbalzo in attacco, è un toccasana per Trieste, perché avendo dei extra possessi, poi la squadra di Legovic può riuscire magari con un'azione in pick and roll con i piccoli o comunque trovando, diciamo, altre soluzioni, magari diciamo della media distanza, perché Trieste lavora molto poco secondo me dal punto di vista in attacco impitturato, allora sì che quello è il giocatore che ti può dare tanto. È un buon operaio, un buon lavoratore, se vogliamo dire così, come l'ha sempre sottolineato il coach. È chiaro che deve trovare anche la continuità nei 40 minuti, perché spesso un giocatore che tende magari a partire piano per finire in crescendo o viceversa, quindi forse questa è la vera mancanza di Spencer, e naturalmente deve essere anche in grado poi di poter dare maggior peso in attacco, perché l'abbiamo visto magari all'inizio stagione un po' titubante, fare anche degli errori gravi che ci sono castati. Ti domando su questo, se con le stesse cifre ma con tre schiacciate a partita in maniera dinamica nel movimento, probabilmente lo valuteremmo diversamente, senza cambiamenti probabilmente di... sì, probabilmente sostanziali. Sì. Probabilmente sì, sicuramente è un giocatore, torno a dire, che non è appariscente, o se lo è con mezzi fisici che talvolta lo premiano, e tante altre volte, secondo me, dal punto di vista della poca intensità che può avere, invece lo limitano. È evidente che in questa squadra, in cui sicuramente c'è poco peso specifico sotto i tabelloni rispetto a tante altre squadre, ognuno deve un po' portare, diciamo, valore aggiunto. Tra il reparto dei lunghi, io credo che Spencer sia quello che nel corso delle ultime settimane sia cresciuto maggiormente rispetto agli altri compagni di reparto, e su questo bisogna un po' valutare, al netto poi di quelle che sono poi le voci di mercato. Certo. e di chi potrebbe arrivare, diciamo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, proprio sotto canestro. Certo, allora ti chiedo ancora una cosa, su Treviso, sulla sfida con Treviso, si è parlato tanto della necessità, diciamo, di una rivincita in campo di Packer, che è un giocatore che ultimamente non sta rendendo moltissimo. Io però aggiungo anche il nome di Ruzier, perché Michele è stato molto importante nella partita di Reggio Emilia, vinta in trasferta, che, diciamo, ha sistemato un po' le cose per la pallacanestro Trieste in un periodo altalenante, e che sicuramente può fare qualcosa di più rispetto alle ultime partite, ma deve avere anche campo nei minuti decisivi. Ah, sì, senza dubbio, è probabile anche che lo rivedremo nuovamente in quintetto, dopo averlo visto in quintetto base contro Scafati. È evidente che Michele deve portare quel qualcosa in più che per esempio Davis non porta in cabina di regia, e quindi, proprio ricollegandomi al discorso di Spencer, è giocatore Michele che riesce a mettere maggiori palloni tra le manone di Spencer, lo coinvolge in pick and roll, e quindi sotto questo profilo là magari riuscire anche a essere proprio contro Treviso, perché Treviso da quel punto di vista ha un Derek Cook Junior che abbiamo visto qualche stagione or sono a Trieste, che è un discreto giocatore ma non è un'ira di Dio sotto quel profilo là. Bisogna riuscire anche, secondo me, a trovare subito il bando della matassa sin dalla palla 2 e cercare poi sull'asse play pivot di avere quel vantaggio che magari Trieste spesso e volentieri non ha avuto, no? Basandosi tanto sul tiro dalla lunga distanza con i piccoli. Quindi anche da questa parte qua passa, diciamo, la vittoria o la sconfitta, speriamo di no, a Treviso. Allora, una piccola curiosità però che gira Alessandro Scollo, perché non passa Caffè dello Sport delle ultime puntate in cui non ci sia un messaggio in cui da casa ci dicono dove si compra la maglietta della Pallanuoto Trieste, dove si compra la tuta della Pallanuoto Trieste. Sto merchandising di quest'anno evidentemente ha attirato, quindi evidentemente siete entrati nei cuori ma anche nei pensieri di regalo, quindi a questo punto rispondi tu, perché mi arriva la domanda ogni lunedì. Allora, sicuramente intanto fa molto piacere
che i trasportatori Tele4 si pongano queste questioni. Allora, abbiamo già fatto un paio di, anzi tre volte abbiamo fatto lo shop in piscina, dove vediamo appunto magliette, felpe, gli zaini, i costumi, le calottine. Lo rifaremo sicuramente, adesso dobbiamo semplicemente trovare le date adatte. Di sicuro, questo lo posso dire, lo faremo quando giocheremo il ritorno di Eurocup contro lo Zdolnok l'8 di febbraio. Quindi, se avete pazienza, aspettate fino all'8 di febbraio per poter acquistare tutto il nostro armamentario di merchandising. Poi col tempo chiaramente siamo ancora in fase di sistemazione, no, di questi dettagli, visto che poi quest'anno abbiamo il primo anno che poi abbiamo a disposizione tutta una serie di materiale che gli anni scorsi non avevamo, per appunto grazie allo sponsor tecnico che ci fornisce tutti gli indumenti griffati per la Lotto Trieste. Poi trasferiremo anche, e saranno possibili acquistarli anche direttamente in piscina di San Giovanni. Appuntamento quindi per quanto riguarda acquistare magliette, t-shirt e felpe l'8 febbraio in piscina per la partita di Eurocup. In casa nostra, lo sappiamo già, giocheremo alle ore 20 contro lo Zdolnok, però magari chiudiamoli ricordando l'appuntamento di oggi alle 18.30, certo, in piscina Bianchi per le Orchette che appunto giocheranno contro il Bologna, una gara importante per rimanere in alto nel campionato di Serie 1 femminile. Allora, io ringrazio e lascio lavorare Alessandro Scollo che c'ha da fare, sì, altrimenti poi ci sono problemi in piscina, non voglio responsabilità. Grazie, no, Alessandro, grazie Alessandro per essere stato grazie noi. Grazie a te Marco, ciao. In bocca al lupo. E torno da Alessandro Asta perché gli devo chiedere il pronostico a questo punto. È dura. Guarda, se dovessimo basarci sull'entusiasmo, Trieste ha qualcosina in più rispetto a Treviso perché arriva da una bella vittoria con Scafati interna e come dicevamo Treviso dopo quelle due belle vittorie contro Ortona e Venezia si è procurato uno scivolone abbastanza pesante a Pesaro. C'è un fattore campo che può pesare, però ci sono tanti tifosi triestini che andranno al Paglia Verde. Quindi naturalmente come, con il cuore di tifoso prima che ha detto i lavori direi Trieste, poi naturalmente credo che sia molto molto equilibrata, farà sicuramente la differenza come le due squadre approcceranno, magari Treviso avrà un pochino di pressione in più perché giocando in casa deve riuscire a imporre il proprio ritmo. Trieste secondo me ha la possibilità, come dicevamo all'inizio, di poter fare veramente quel passo in avanti. Lo deve fare dal punto di vista della classifica, lo deve fare anche da un punto di vista di quelli che sono tutti gli equilibri che li riconquisti con una bella vittoria, ma poi come era successo a Verona, dopo una brutta partita, tendi poi a perderli con tutti quelli che sono poi i difetti di questa situazione. Quindi da questo profilo c'è, al di là di quello che è la... il risultato che scaturirà stasera, serve mantenere diciamo quella costanza di rendimento che è fondamentale per una squadra che deve salvarsi. Tra l'altro abbiamo parlato tanto della classifica molto corta, no? Dandole un'occhiata, a me viene da dire, indipendentemente da quello che succederà, che da Scafati in giù, quindi Scafati, Brindisi, Verona, Trieste, Napoli, Treviso e Reggio Emilia, chiunque poi vada, retrocede in A2, vada in A2, oggettivamente non è una squadra sulla carta chiaramente meno forte delle altre e questa è una novità. Sì, infatti un po' come parlavamo a lunedì con Mario Ghiacci qui al Caffè dello Sport, è il campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni perché alla fine ti ritrovi magari sempre, in questo caso ci sono due retrocessioni, però ti ritrovavi sempre magari con una squadra nettamente più in difficoltà di tutte le altre, quindi comunque c'era diciamo magari... chiamiamolo un team Matarasso, anche se non è brutto parlare così, però era qualcuno ti ritrovavi comunque molto, certo, più in difficoltà di tutte le altre. C'era una squadra che era meno forte, sì, insomma, dai. Sì, evidente. Qui Reggio Emilia stessa, al di là dei punti, in questo momento è una squadra complicata da affrontare. Sì, e infatti tanto meglio che Trieste abbia vinto in casa di Reggio, no? Quindi certo, bisogna anche cominciare a pensare, sebbene siamo a metà campionato, ma bisogna
cominciare a pensare a quelli che sono gli scontri diretti e quello che Trieste ha fatto bene, certo, questo profilo in, anche in campi scomodi, vedi Reggio Emilia, vedi la stessa Napoli, dove certo. Si è andati a vincere la prima di campionato. Infatti, vincendo a Treviso, avremmo quasi tutto a favore, ad eccezione di Verona. Se non sbaglio. Esatto. Quindi sarebbe una situazione molto positiva dal punto di vista dei potenziali scontri diretti. Grazie Alessandro Asta per essere stato con noi, in bocca al lupo a tutte le squadre triestine in campo nel weekend, ci rivediamo per quanto riguarda l'appuntamento sportivo 21.05 Caffè dello Sport lunedì sera. Grazie a tutti, restate con noi.